Ragazzi, dopo aver finito la modalità storia principale, chiamiamola così, guardate, mio Dio, quante robe! Sono comparsi 100.000 nuovi incarichi speciali! Mio Dio! Ok, ragazzi, dopo aver finito la modalità storia, come avete visto, sono comparsi altre 100.000 robe da fare, perché ricordo, sono stati fatti 100.000 aggiornamenti che hanno aggiunto 100.000 incarichi speciali, perciò adesso, ragazzi, io da oggi, adesso inizieremo a vederli tutti quanti uno ad uno. Oggi stavo pensando di fare un altro carico in questo episodio, adesso dove andiamo a provare uno di questi incarichi speciali, che ovviamente andremo a fare il primo che è stato aggiunto, e poi vedremo magari nei prossimi giorni di fare anche i prossimi. Pensiamo di fare tutti assieme la prossima volta che registro, ragazzi, perché alla fine sono tutte come delle cacce normali. Perciò, delle cacce normali tra parentesi, perché poi ci ritroviamo dei mostri che sono ultra potenti. Intanto qui devo vedere la foggia, che cosa, che quale, com'è l'armatura dell'oxologiva. Io lo so, perché se andiamo a vedere lo slot di salvataggio, poi il primo slot di salvataggio, si vede che ho la sua armatura addosso. 366 di difesa fisica, mi sa che può diventarmi molto utile questa... Questa moto XOGIO, solamente che per appunto devo andare ad ammazzarlo 150.000 volte prima che lo scopra. Perciò, allora, come vedete, qui c'è stato tre armi che sono. Allora, queste qui sono il potenziamento superiore delle spade d'operare che ho adesso, e questa qui è il potenziamento di questa, che sarà il potenziamento successivo che devo fare alla mia spada. Comunque, mettiamo qui adesso le idee. Questo è quello che possiamo mettere. Ok, poi vediamo i gioielli, no, gli amuleti, se sono giusto l'amuleto della vita. Sì, sono giù di molti. Amuleto della geomanzia, fortuna del foraggero, rilato, estensore di potenza. Amuleto cavaliere, cavaliere provetto, maestro salvatore. Mente luce, aspetto del flu, bonus normale, effetto, resistenza al flu, antisussulto, forma perfetta, amuleto forza, manutenzione con assistenza punto debole. È uno di quelli veri comunque, l'amuleto della vita. Amuleto veleno, amuleto difesa, bonus difesa. Non va a balluvione stasi, ho detto sangue, senza sanguinamento, guarigione, mouse, buffet, esperto, evasione, rinfodero, cotte, allora veloce, rinfodero veloce, schivata, occhio critico, attacco ghiaccio, resistenza ma senza ghiaccio, guarigione. Forse è questo. No, non è questo. No, non è quasi stato fuori, non capisco perché. Penso che debba completare qualche missione facoltativa, andiamo a vedere. Da solo un'occhiata, non la faccio adesso, ma però la farò probabilmente a fare. Sblocco in rete per messo per completamento, rete della mensa, tutte cose dello chef, laboratorio, un oggetto da laboratorio portale per completamento, no, qui no, un ingrediente per la mensa, un oggetto da laboratorio locale per la mensa, quella è la mensa. Scusate, per la mensa.
penso. Lo slot a bordo del botanico. Invece niente, sono i soliti anziani che però abbiamo già fatto, città per completato, già perché l'abbiamo già fatto fuori. Allora, andiamo a vedere quanti punti schematici sono comparsi. 1, 2, 3, ok, 4 slot penso che siano un po' tanti. Allora, direi che possiamo andare a vedere subito uno di questi incarichi speciali, signori. Tanto vediamo che ci sono dei punti schematici un po' ovunque. L'alchimista, parliamo con l'alchimista. Ehi, aspetta, qual è lì? Posso dare un'occhiata? Beh, mi sembra una scoperta notevole. Sai cos'è? La chiamano flusso pietra, ma... Oh, questo è incredibile, davvero affascinante. Avrete un potere indescrivibile al suo interno. Forse potrò usare nelle mie fusioni. Se il rischio non ti spaventa, perché non puoi essere pentolone con uno dei tuoi gioielli? Ma considera che non ho la minima idea di quel gioiello se te la fuori, quindi preparati a tutto. Beh, stelle zaffiro, cosa posso fondere per te? Cos'è il tuo antico? Per creare nuovi gioielli. No, niente, lasciamo stare comunque. Quante cose! La gemma dell'oxongiva può dare. Ma perfetto, perfetto. Comunque. Abbiamo comunque dei punti esclamativi e noi andiamo a cercare. Fendi la terza fatta. Mi sa che ci siamo persi. Oh, andiamo a parlare con il comandante prima, che vedo che c'è un punto esclamativo, quindi andiamo a parlare con il comandante. Signor comandante, raga, cosa ha detto? Quanto tempo è trascorso la giornata in cui mi si piede su questo continente? Dopo tutti questi anni finalmente sono riuscito a compiere la mia missione e devo ringraziare te. A proposito, sul vestito della quinta flotta si staglia l'immagine dei 20 propizi ed è proprio questo che la quinta rappresenta per noi, ma tu sei qualcosa di più. Per me sei la stella di zaffiro che adorna lo stendardo della prima flotta. Quando i giovani della storia affrontarono il mare oscuro sulla barca a remi, cercavano una luce intensa come la tua. E come la stella di zaffiro condusse quella razza di estrazione, tu hai saputo guidarci te l'avversità. Capisci? Notte dopo notte ho alzato gli occhi al cielo in cerca della mia stella, non sapendo che si trovava proprio qui sulla terra. Grazie di cuore, per quanto io sia il tuo comandante, oggi ti rendo onore e mi rallegro della nostra amicizia. Va bene. Ok, vediamo di parlare con gente. Allora, qui c'è l'assistente 6, ci sono i Fele, ci sono i nostri cacciatori con cui possiamo parlare, ma noi parliamo con gli eruditi. Erudito gioviale, il collega, aspetta, devo partire subito. Dov'è quella cacciatrice quando serve? Dobbiamo parlare con la cacciatrice della quinta, va bene. Ah, cacciatrice, che piacevole coincidenza vederti qui proprio nel momento del bisogno. Vorremmo ringraziarti per averci accompagnato nelle cure selvagge. Non abbiamo ancora avuto modo di mostrarti la nostra gratitudine. C'è un problema però che è stato segnalato nei uditi e che richiede un intervento immediato. Vieni con noi, non abbiamo molto tempo, anche il comandante sarà presente. Presumo che abbiate delle notizie importanti? Proprio così, la situazione purtroppo è a dir poco allarmante. Cacciatrice, arrivata a questo punto sapeva bene che funziona la catena alimentare, non è così? Esistono i predatori, così come esistono le prede, funziona così in questo mondo. Sin dall'arrivo della prima flotta nel nuovo mondo non è mai stato un giorno senza gli effetti di questo ciclo. Ma esiste una spaventosa creatura il cui unico scopo è quello di distruggere la catena alimentare stessa. E quella creatura è stata qui nel nuovo mondo per la prima volta. Un attimo, non stai mica parlando di un Devil Joe. Cosa diavolo ci fa quella bestia qui? Ne siamo certi, comandante, ho visto le sue tracce con i miei occhi. Devil Joe, il divoratore di mondi addirittura. Dannazione, questa non ci voleva. La sua sola presenza rappresenta una minaccia all'intero ecosistema, Dragonzane inclusi. Okay. D'accordo, ecco come procederemo. Voi tre sarete responsabili delle ricerche. Cacciatrice della quinta, trova tutto quello che posso su Devil Joe e fai rapporto agli uditi. Avrò bisogno del supporto dell'intera quinta flotta per identificare tracce e indizi. Quando avrò formazione sufficiente proveremo a localizzare la sua posizione e forse persino la sua prossima destinazione. Perdonate l'interruzione, ma vorrei aggiungere una cosa. Stiamo sviluppando un nuovo strumento dedicato. Le ricerche su Devil Joe potrebbero esserci utili. Te lo consegneremo una persa pronto. Fai attenzione di fuori, cacciatrice. Va bene? Con questa musica che c'è stata aggiunta quando ho trovato con comandante.
David Joy, divoratore di mode, è stato avvistato nel nuovo mondo e sta minacciando l'ecosistema locale. In tutti i luoghi del tuo garden e i suoi frequentativi a 6-7 stelle puoi trovare tracce di David Joy che ti aiutano nelle tue ricerche. Oppure potresti persino imbatterti nel mostro stesso, dopo aver raccolto abbastanza punti che cerca, parla con l'erudito gioviale che metterà a disposizione un incarico speciale. Incarichi speciali possono offrire ricompense speciali. Nota, il David Joy può apparire nelle missioni in cui non è elencato. I carichi speciali sono missioni particolari che non riguardano le vittorie per stati anziani. Puoi ricevere un incarico speciale per la prima personaggi segnati da un punto esclamativo blu sopra la destra. Va bene. Quindi possiamo andare a cercare tracce di Devil Joe. Va bene, io direi di partire dalla foresta antica. Tra l'altro, ragazzi, tra l'altro, nella foresta antica forse troviamo tracce anche di un altro mostro. Mentre cerchiamo tracce di Devil Joe, un altro mostro che diventa possibile, che si sblocca anche lui una volta finita la modalità storia. Chi è questo mostro? Lo scopriremo se troviamo le sue tracce. Però prima intanto dobbiamo dedicarci alle ricerche su David Joe, quindi ritorna la parte noiosa. Molto probabilmente quindi la prossima volta vedremo di farlo fuori. 49% di batteria, sì dai, la prossima volta andiamo a far fuori le video se non ce la facciamo a finire tanto in fretta queste ricerche delle tracce. Comunque sì ragazzi, la prossima volta vedrò anche di iniziare intanto anche a far fuori lo xenogiro svariate volte per ottenere la sua armatura e a potenziare al massimo anche l'arma fino alla rarità 8, quindi l'ultima dove siamo appunto materiali dello xenogiro. E poi vediamo di dare una sistemata del Joe, perché il David Joe è molto forte, perciò dico dai, se gli faccio l'armatura subito dell'Oxenogiva c'ho molta difesa. Allora andiamo a cercare tracce. Io ovviamente spero di non ritrovarmelo di fronte, perché voglio tenere la sorpresa per quando lo affronteremo nella missione in carico speciale. Energillo. Allora, l'ultima volta, ragazzi, vi avevo detto polvere dorata. Ecco qui ci sono vecchi prati di Angenat e qui c'è della polvere dorata. Dov'è? Eccola qui. Questo qui non è del David Joe, ma è dell'altro mostro che vi ho detto che compare quando finiamo della storia. Quelle piacce, sono sicuro di averle già visto in un vecchio documento della commissione. Torniamo ad Aste a dare avviso al consiglio, va bene. Allora ragazzi, guarda questa polvere dorata, ne parleremo quando per l'appunto torneremo ad Astra. Intanto qui facciamo un primo giro della foresta antica e poi torniamo alla base. Come vi avevo detto la scorsa volta, all'inizio dell'episodio che ho caricato la scorsa volta, avevo detto che per l'appunto dopo che avevo chiuso la volta ancora prima l'episodio per fare un salto alla Landa dei Cristalli per prendere un po' di Fulminare Fucium per potenziarmi l'arma, mi ero ritrovata una traccia di Devil Joe che mi aveva sbloccato il suo punto esclamativo blu dei tre goodie, in poche parole. E queste tracce erano delle vecchie schegge di Zanna. Comunque, parlando di Devil Joe, avevo già detto vecchi peli di un Toby Cardacci incazzato, sicuramente perché dice livello minaccia, ecco, 1, ok. Allora, parlando di David Joe, ragazzi, ne avevo già parlato più o meno dicendo che era un mostro che ha comparso per la prima volta in Monster Hunter 3. Si tratta di un mostro che praticamente ha la stessa fisionomia, per chi non lo sapesse come è fatto, ha la stessa fisionomia dell'Angenat, quindi un dinosauro, solo che è più grosso, è verde ed è molto molto spaventoso. C'ha una musica tutta sua anche lui, non andrò, però c'ha una musica tutta sua perché è un mostro molto molto cazzuto. Non per niente devil, insetto, no, cioè non insetto, diavolo vuol dire in inglese, quindi c'è un motivo se lo chiamano Devil Joe. E si tratta, perché lo definisco il divoratore di mondi? È per un semplice motivo, io non ho giocato ai vecchi giochi, ma semplicemente poi dopo leggendo le descrizioni per farvi capire, qui nelle note di caccia ci sono la guida dei mostri. Andando su un mostro, sotto vedete le caratteristiche, tipo qui su Ganjagas mi dice: il capo bianco di Jagas, quando affamato, il Ganjagas è noto per attaccare anche mostri più forti di lui. Il suo corpo cresce di smisura dopo aver ingoiato la sua preda.
Informazioni utili. Dopo posso supporre che Gazzaga sposare il suo medico sarà per attaccare il cacciatore. Mi ha lo stomaco per farvi vomitare la preda e indebolirlo sensibilmente. Ecco, fammi capire, sotto le caratteristiche del Joe ci sono le sue informazioni. E quali sono le informazioni del Joe? Qual è il punto? David Joe è un mostro che ha un metabolismo molto molto veloce. In poche parole, se lui si mangia un Aptonot e lo mangia, 5 minuti dopo ha già digerito e deve mangiare un'altra volta. E quindi finisce la sua fame smisurata, quindi finisce per potrebbe far estinguere, cioè potrebbe sterminare l'intera popolazione locale che c'è nella zona in cui lui passa. Per questo mi sa che viene definito come il divoratore di monti, per l'appunto, perché c'è questa fame improponibile e per l'appunto è talmente tale che potrebbe essere in grado di divorarsi un intero branco di mostri con estrema facilità. Qui ci sono delle impronte, ma ci sono dei solchi di un mostro sconosciuto. Magari è quello che cerchiamo. Anche se dubito, perché penso che si tratti del gattalo. No, si sì, è un gattalo stazzurro addirittura. Che mi sono sbocchiato. Ok, comunque sì. Mi sembrava questo non solo so che possiamo David Joe. Quindi in sostanza David Joe viene definito divoratore di mondi perché appunto ha una fame inaudita e potrebbe sterminare la popolazione locale nella zona in cui punto passa, appunto passa. Comunque io non sto trovando nessuna traccia del David Joe, mi sto deprimendo perché non lo trovo. È una cosa molto triste da cercare un mostro e non trovare tracce da nessuna parte. Dove potrebbe passare Joe? Ovviamente nelle zone ampie, quindi... Queste sono impronte di gatto rosso azzurro. Qui c'è dell'altra polvere dorata. Poi dopo quando ritorniamo ad Astra vi parlerò anche della di quella polvere dorata. Anzi, sapete che vi dico, mi sa che di tracce di David Joe non ce ne sono, perché c'è tutto il gatto, c'è il gatto rosso azzurro qui nei paraggi e quindi mi ha tolto tutte le cose. O forse perché per appunto era incentrato per la polvere dorata il fatto che non mi mette le altre tracce. Comunque sia, torniamo allora alla nostra base. Vediamo che cosa ci dico riguardo a queste tracce misteriose dorate. Che ho detto solo di un altro mostro che dico è stato aggiunto lui e poi dopo questo mostro è stato aggiunto tipo anche prima del Devil Joe è stato aggiunto tipo 2 mesi dopo l'uscita del gioco, quindi a marzo più o meno. Devil Joe ha detto che è uscito l'aggiornamento in primavera 2018, quindi può essere stato ad aprile il Devil Joe. Comunque sia, sono entrambi comparsi in quel periodo. Mi ricordo che questo mostro dorato è comparso prima, anzi, esatto, sì, quel prima, comparso prima, perché per appunto è un mostro nuovo questo mostro dorato. E si tratta proprio di meno di un mostro con una missione piuttosto speciale, perché si tratta di un mostro, dico già, che compare durante periodi limitati e la sua missione è particolare, perché per... Ah, c'è l'ammiraglio qui. Proviamo a parlargli. Ma tu guarda un po' che si vede, puntuale come un orologio, mi piace, ho delle succulente novità per te. Il tuo sguardo mi dice che hai già un'idea di cosa posso trattarsi. Ma fidati, non sai cosa ti aspetta. Dovremmo informare anche il resto della quinta. Perciò muovi queste due ore l'Aptonot. Tu vieni con me. Ok. Allora, stavo dicendo, questo mostro compare solo durante parte tempi di periodi limitati e siccome è un mostro gigante, grandezza da occhio verde per darmi un indizio. Se avete seguito la serie lo sparate capirete le dimensioni. D'accordo gente, aprite bene le orecchie, a quanto pare la nostra riccio di dove è tornata. Cosa? Non mi dire, incredibile, quanto tempo è passato? Fu poco dopo il nostro arrivo su questo continente, ricordo bene quando ci sfuggì. Kul'Tharoth, la dea madre dell'oro, non suona male, eh? Nonostante avessero confermato la sua presenza nel nuovo mondo, non siamo mai riusciti a scoprire molto su di lei.
all'epoca non avevamo uomini e donne a sufficienza e per condurre delle ricerche approfondite. Gruftarot è proprio un bel tipino, è in grado di attirare qualsiasi sostanza metallica. Tentammo di scoprire esattamente di quali materiali fosse ricoperta e dove si nascondesse il suo nido, ma le risorse della prima non furono sufficienti. Un mostro grosso e scintillante che riesce a sfuggirci così facilmente. Ironico, non trovate? Già, questa cosa mi ha lasciata con la mano in bocca, non avevamo abbastanza risorse. Ma adesso, con la quinta, saremo in grado di mettere fine a questa storia. Senza dubbio. Tuttavia, l'improvviso comparsa di Kuftaut è un mistero del tutto nuovo. Posso solo congetturare che, a causa degli effetti dello Zoo Magdalo sul tenente Eterno e l'accumulo di energie oxenogiva, il nuovo mondo dovrebbe trovarsi nella fase più attiva di tutta la sua esistenza. Questa potrebbe essere la nostra ultima occasione per incontrare di nuovo Kuftaut. Capisco. Ed è proprio per questo che dovremo agire senza esitazione. Adora tutta la quinta sulla caccia celeste. Le informazioni che abbiamo sono limitate, perciò ma sappiamo con certezza che Kuftaut è ricoperto di materiali metallici. Un vero e proprio tesoro vivente che richiederà svariate ricerche per essere esplorato a fondo. Gli eruditi vorranno dei campioni. Specialmente sulle sue corna, che sono la parte più potente del puzzle. Concentratevi su di esse. La seconda si dirige immediatamente sul luogo designato per preparare i cannoni. Amici della prima, con il passare degli anni siamo diminuiti di numero, ma ora ci è stata data una nuova opportunità per distinguerci. Bene, preparatevi a raggiungere la caccia celeste. È tempo di cacciare un bel mostro. Quindi, infatti, ragazzi, Kuftaut, è una lei, Kuftaut, è un mostro femmina. Dopo la razza, nel secondo mostro che è successo che sia una femmina. Kuftaut, quindi letteralmente, come ho detto, un mostro ricoperto d'oro. Come ho detto, le dimensioni sono paragonabili a quelle dell'occhio verde di Rasprat. Quindi, se avete visto il video che avevo caricato durante la serie di Rasprat, che io combattevo contro l'occhio verde, quindi più o meno sapete le sue dimensioni, magari anche più grossa. No, non è vero, forse un po' più piccola, probabilmente più piccola perché tenendo conto dell'occhio verde. Insomma, più o meno più grosso l'occhio verde. Comunque sia un mostro di quelle fattezze lì. La serie di Kuftaut è una missione speciale alla quale potrei partecipare con tutti gli ospiti della Caccia Celeste. Rivolgiti ai bancori della Caccia Celeste per unità alla missione e potrò ottenere premi speciali dal rivestimento metallico di Kuftaut che miglioreranno con il progetto di inserimento. L'assaggio sarà disponibile per un periodo limitato nella Caccia Celeste. I giocatori potranno unirsi a un assalto in corso, ma non saranno possibili utilizzare razzi SS. Allora, eccoci qui nella Caccia Celeste. Ci siamo arrivati in automatico. Allora, ragazzi, il Kuftaut, non mi ricordo se adesso c'è comunque sia sul sito di Monsterante dove ci sono gli, si possono vedere gli eventi che arriveranno, adesso non mi ricordo se c'era. Comunque sia, per l'appunto, siccome un mostro delle fattezze bibliche, Kuftaut è un mostro che deve essere attaccato in gruppo, solamente che io gioco offline, non posso giocare online, perciò avevo provato svariate volte quando c'era a farla fuori da sola. C'è un problema però, non avevo le armi abbastanza potenti, quindi ho detto vabbè, vado a fare potenziamenti e mi ritorno lì. Solo che quando avevo le armi potenti è saltato fuori che non c'è più la Kuftaut normale, perché c'è stato un aggiornamento che aggiunge i mostriaci temperati. Che cosa sono i mostriaci temperati? Sono come i mostri temperati, quindi potenti, i mostri temperati compaiono e erano stati aggiunti in un aggiornamento ancora precedente ai mostri acci temperati. Praticamente i mostri temperati erano mostri più potenti del normale, sono praticamente quelli con tono viola che ci troviamo, che avevamo trovato per i tobicadacci, no? Quelli sono mostri temperati. I mostri acci temperati sono stati aggiunti con un aggiornamento che per l'appunto vede mostri ancora più potenti, ma che hanno tipo riflessi metallici, quindi sono molto fighi a vedere, solamente che sono tremendamente potenti. Per farvi capire, l'ultimo che è stato aggiunto è un gigante acci temperato. Non sono mai riuscito a farlo fuori, mai! Perché c'erano degli attacchi diversi rispetto ai mostri ai mostri normali solitamente. Quindi avete pensato il gigante normale, ecco, il gigante al centro temperato è ancora più cazzuto. A livelli estremi è più cazzuto, infatti io non riesco a batterlo. Ad ogni modo, quindi è stata aggiunta la missione di Kuftaut, adesso c'è solamente la Kuftaut al centro temperato. E perciò per me è diventato impossibile raggiungere la fase 3. Io riuscivo a raggiungere la fase 3, praticamente c'è Kuftaut. Che la prima parte, per l'appunto, come ci ho spiegato, bisogna farla fuori con i cannoni.
Poi bisogna, poi dopo un certo punto si sposta in un'altra area e bisogna farla fuori a piedi. E siccome c'è il tempiato adesso mi fa, può far fuori due colpi. Poi può andare in un'altra parte, io arrivavo sempre a quel punto lì, dove poi dopo se sarebbe andata nell'altra area ancora, saremmo arrivati alla fase finale, dove poi appunto c'è la parte più figa con la musica epica, che adesso con la persona c'è il tempiato è diventato ancora più epica, solamente che siccome appunto sono... in teoria è fattibile fare un da soli, solamente che io sono una dilettante e perciò non ce l'ho mai fatta ad arrivare neanche alla fase 3 della Kuftauta Cittepiato, perché più che altro perché poi se andava per conto suo, perché se non riesce a rompere abbastanza le palle alla Kuftauta, lei se ne va per conto suo, quindi non è che perché magari svenivo più, ma è perché proprio per l'appunto se andava lei perché non gli facevo abbastanza danni. Quindi era quello il problema principale. Ma intanto, mi pare che adesso non ci sia. Comunque, se c'è, proviamo a darci un'occhiata. Ciao! Questo è il banco dell'arena. Già, è finalmente disponibile la missione arena. Ora devo solo pensare a un titolo adatto. Ti auguro buona fortuna a vederti dire che ne avrai bisogno. Grazie. Dai un'occhiata. Missione arena. Le missioni arena si svolgono nell'arena con un determinato set di equipaggiamento. Competi per ottenere il tempo di uccisione più veloce. Completata la missione otterrai una ricompensa in base al tempo impiegato e potrai visualizzare la tua posizione rispetto agli altri cacciatori di tutto il mondo. Missione arena, affronta missione arena standard. Sfide, affronta missione arena disponibili solo nel periodo limitato. Dirigiti al banco dell'arena per missione arena multigiocatore. In questa modalità è possibile giocare con un altro giocatore. Non è possibile unirsi a missione arena di già in corso. Il capogruppo può registrare il suo tempo di gioco nelle classifiche globali. Va bene. Quindi queste sono le sfide della missione arena 1, 2, 5, 6, la 3 e la 4 sono andate a fanculo. Comunque sia, queste per l'appunto sono le missioni nell'arena e le sfide, vediamo che sfide che ci sono adesso. Comunque molto fantasy di missione arena 1, 2. Sfida 1 facile, sfida 2 difficile con un gigante temperato. Perché è viola, vedete conto, non è viola, quello è temperato. Quello arancio, se è arancione è arci temperato. Sfida... Bello che è sfida 1 facile 2 stelle, poi sfida 2 difficile con 9 stelle, salta le Voyon. Nell'angolo, poi vediamo cosa dice qui. Nell'angolo dei mostri, una copiata da fare, ruffare le penne. In questo incontro i colpi sotto la cintura sono consentiti. Occhio perché l'unico sfidante con la cintura sei tu. Ok, perfetto. Poi sfida 2 difficile. Il nel gigante, il demone tuffatore, il castigatore ha combinato l'attacco a briga con le spine. Si è fatta ora di cena per gli anziani, tu sei la portata principale. Perfetto. Belle gli integriti. Questa qui invece è la dama della caccia celeste. Buona serata cacciatrice, vuoi guardare l'elenco delle missioni? Scegli pure con calma. Ecco qui l'assedio Kuftauta, vedete che ha sé. Allora, qui c'è praticamente le missioni normalissime che ci sono anche giù al mercato delle zone normali, ma solamente che qui puoi andare con i tuoi amici. Assedio Kuftauta, ecco, vedete questo. Questa missione non è al momento disponibile, controlla la banca che funzioni o il sito ufficiale. Non mi ricordo quando esce la prossima volta assedio di Kuftauta, comunque se no, appena uscirà, la proveremo di sicuro. Contate come vedete lì in alto a destra, c'è cioè il livello di seguimento, che più alziamo... più aumenta la possibilità che riusciamo appunto a posare Kuftauta fino alla fase finale, dove per appunto le dovremo far fuori le corna. Poi tempo rimasto minimo, boss stanno di parte minimo, insetti guida 0, livello di ricompensa anche lì, livello 1, 2, quello aumenta in base ai punti. Mentre anche il livello di seguimento aumenta in base ai punti, ma più che altro consiste nel trovare più tracce possibili durante l'assedio, infatti mi concentravo su quello. So che era difficile concentrarsi su quello e sparare in testa alla Kuftauta mentre lo facevi. Perciò è una cosa un po' difficile. Allora, vediamo se intanto adesso dovrebbero esserci quindi le tracce del video in giro, perché siccome abbiamo trovato sbloccato tra parentesi la cosa del... di Kuftauta, in teoria adesso si sarà sbloccata finalmente la cosa del Devil Joe. Andiamo a dare un'occhiata veloce, non fermo neanche il video, facciamo un video lungo mezz'oretta e vediamo di andare. Troviamo un paio di tracce e poi dopo aver fatto ispezionare la foresta antica direi che mi metto a mangiare, perché è mezzogiorno passato, sono le 12 passate.
Perfetto. Oh, che bel silenzio che c'è. Sono forse per il mio ventilatore che fa un casino allucinante. Forse voi non lo sentite neanche, ma meglio. Allora, forse adesso cominceranno a comparirci le tracce di Joe. Accorciamo, vediamo il nome, dai, lo chiamiamo solamente Joe. Ecco le tracce, no, è di un naso alto temperato questa, che palle. Sì, effettivamente ricordo che quelle di Joe, le tracce di Joe dovrebbero comparire di verde, in verde, quindi come le tracce normalissime. Sono in corto veramente su un cazzi, perché non voglio raccontarlo, voglio tenere la sorpresa. Proviamo a dare un'occhiata a un'altra area, ecco tu, proviamo a andare a vedere qua. Sono sicura che qui troveremo qualcosa. Anche l'area sotto. Dov'è? Ah, ok. Olè. Vediamo che se qui incontriamo qualcosa, no, a parte delle impronte di Angelat, le vecchie impronte di Angelat temperato, adesso sapete adesso quindi anche cosa sono altre impronte di Angelat, e sì, cioè non trovo niente qui questo. Coglioni, levatevi di mezzo! Adesso li faccio qua perché sono le robe scatole. Sono piscato da come pochi. Salve signorata, non stavo facendo niente, io stavo semplicemente dando delle mazzate in testa a quei Jagas con pipalle, perché sono dei con pipalle, lo sai che lei signore è così per l'appunto, vede. Mi è scappato via, sei rifugiato, No, non lo trovo, va bene, allora proviamo ad andare dai cristalli, ah, lì che avevo trovato le tracce. Un mostro misterioso, forse lì possiamo trovare le tracce, forse lo troviamo ragazzi. Forse lo troviamo. Oppure semplicemente il Buzzagas che si è andato a fare un giro. Può essere anche lui, eh. Comunque sì, effettivamente io avevo trovato qui le tracce di Joe, quindi forse le troviamo ancora. Intanto vado a vedere sul sito di Monster Hunter World effettivamente quando diventerà disponibile la missione di Kuftau Tranci Temperate, così no, però possiamo, vi faccio vedere, spiegate, farvi vedere come è fatta, perché la missione, perché non fare noi scemo a far tanto con la Kuftau Tranci Temperate, comunque ci deve chiedere un paio di episodi. Allora andiamo sul sito. Non serve nulla per entrare sul sito, semplicemente basta che entri, selezioni la lingua e sei a posto. Quindi tranquilli, adesso aspettiamo che carichi e intanto andiamo a cercare le tracce di Joe, il nostro amico Joe. Sicuramente più simpatico di Buzzagas, l'ho sempre detto. No, questo mi serve Guatanasso azzurro, semplicemente. Ah, sti Guatanasso che mi stanno per i maroni, tutte le volte vedete. Sì, è un gatto, perché ci sono i solchi. Comunque sia, ah, ecco qui, me ne sono andato fuori. Le impronte di Joe! Cazzarega! Intanto ci sono che... Queste sono le impronte di Joe, ragazzi! Forse troviamo altre...
Dalle emissioni evento, che te lo sto accendendo, ciò sto guardando intanto quando arriverà Kuftao la prossima volta. Allora, Kuftao diventa disponibile dal 27, dal 13 settembre al 20 settembre. Sì, perché in verità qui, bello che è subito una curiosità, qui è scritto 9.13 e 9.20, non è scritto 29.29, perché per chi non lo sapesse, al di fuori dell'Italia, ma insomma in inglese, negli stati inglesi solitamente il perché adesso si usa anche gli altri stati probabilmente si usa mettere prima il mese e poi il giorno, quindi sarebbe da leggere il settembre 13, si legge letteralmente così in inglese. Comunque sia, avevo voluto usare questo approccio qui collegato, quindi comunque sia c'è dal 13 settembre al 20 settembre. Mannaggia, il 13 è iniziato la scuola, che palle, io non c'ho voglia di... vabbè, dai, sarà una consolazione, perché sapete, le scuole rompono un sacco le scatole. Vi continuiamo a trovare tracce di giù. Ok, abbiamo visto, intanto ho visto quando ricomparirà Kuftao, intanto... Ho già detto che, vabbè, sembra sempre uno sponsor, comunque non uno sponsor, comunque sia, belle parole protigio, sono proprio quelle di un dinosauro classico. Comunque sia, come ho già detto, vabbè, sul sito semplicemente basta che visitate e poi andate a cercare il sito, semplicemente non dovrà che dovete accedere con qualcosa, almeno io mi ricordo che non bisogna fare così. Poi se è così... Non c'è comunque nessun problema. Intanto vedo che effettivamente Joe è nella mappa. Joe è nella mappa ed è all'inizio della mappa, cazzo. Schegge di Zanna, dove sono le schegge? Dove sono le schegge? Eccole. Non caricatemi, vi prego. Sto raccogliendo informazioni su Joe. Devo finire. Oh, nuovo livello! Non ho tanta voglia sinceramente di andare a vedere, andarlo a trovare, ho intenzione che altro di... Comunque abbiamo trovato abbastanza informazioni per il Devil Joe, quindi adesso ci leviamo dai coglioni così questo ratolo ci lascia in pace. Andiamo all'altro accampamento che è qui su. Non più palle che sono i ratolo, scusa, si mettono in mezzo che non c'entrano un tubero. Andiamo a vedere se mi mette effettivamente. Dov'è che si trova? Sconosciuto, nessuna informazione disponibile. Ok, lui ragazzi, lui è il nostro mostro. È il mostro che cerchiamo, ragazzi. Adesso mi metto qui nell'accampamento così. Un accampamento qui renderebbe tutto più semplice. Risolviamo la questione in... Ah no, è vero che qui non c'è l'accampamento. Mi sono dimenticata che qui non c'era l'accampamento perché devo avvisare... Dai, sparisci qui, cosa rossa, che me ne vado. Forse se riusciamo a vederlo da qui, magari io voglio vedere su come si... Si sta scontrando con il gatto allo stanturo, non si può ben capire. Vediamolo solo, vediamo da qui, vediamo. No, non si vede. Eccolo, l'ho visto! Si è visto la coda si è vista. Sì, ragazzi, perché Joe è famoso per, oltre per essere uno che si fa i cazzi suoi con un posto.
È famoso anche per essere, avere una coda lunghissima, infatti si può spaccare due volte, una volta insieme di aver spaccato due volte. Anche perché è molto più palle la sua coda. Comunque sicuramente a me adesso non interessa andare a vedere Joe. Perciò adesso sapete che vi dico, torniamo indietro all'accampamento, quello che effettivamente mi ricorda. Ah, sta venendo qui! O è Gatalos che sta venendo qua? Qualcuno sta venendo lì! Noi, nel dubbio, scappiamo via. C'è Gatalos che, mio Dio, non mi molla, ma... E lasciami in pace! Oh! Mio Dio! Che ansia quando non si toglie il... Mio Dio! Siamo qua, andarcene, adesso possiamo andarcene! Sì! Grazie a Dio! Oh! Quanto, 2 minuti di video! Video mega lungo di ricerche! Ok ragazzi, direi che il video di oggi posso concludere qui. Adesso andiamo a fare informazione al laboratorio biologico riguardo al nostro amico Joe, di quando ha visto la coda. E intanto vediamo di concludere l'episodio qui. Quindi ragazzi, se vi sono piaciuto lasciate un mi piace, ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire il video. E noi ci vediamo alla prossima. Ovviamente però adesso il video finisce qui. Finisce probabilmente a 44 minuti perché allora che arrivo lì che faccio, ci sono le cutscene e tutto quanto, arriviamo a 44 minuti, quindi se siete qua qui fate a body secret post credit, facciamo una cosa del genere, dai su carica, tanto quella batteria è scesa al 39%. Sono palaci di nuovo. Ti ringrazio per la tua pazienza. Abbiamo finalmente completato l'analisi delle tracce raccolte sul campo. Che dici andare a parlare da un'altra parte? Vieni con lui. Le tracce sono state analizzate e siamo pronti ad esporre i nostri risultati. Siamo riusciti a identificare la posizione precisa del Devil Joe e non è stata affatto un'impresa facile. Già, gli spostamenti di quella belva sono imprevedibili. La nostra impresa si potrebbe quasi definire un miracolo. Se ci lasciamo sfuggire questa occasione, forse non ne avrò mai più un'altra. Troverai una missione intitolata Il Re della Catena Alimentare. Se c'è qualcuno da stare che può farcela, quella sei tu. Un'altra cosa, a causa del Devil Joe, l'accesso alla foresta antica è stato interdetto, salvo per il team di ricerca. Ciò vuol dire che l'assistente dovrà restare all'accampamento. Non vorremmo coinvolgere situazioni pericolose. Adesso che è tutto chiaro, è arrivato il momento di andare. Perfetto. Quindi ora possiamo iniziare. E quindi adesso possiamo iniziare, potremmo se poi iniziare ad andare a far fuori il nostro amico Joe, però facciamo la prossima volta. Perciò ragazzi, se vi sono piaciuto lasciate un mi piace, ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire il video. E noi ci vediamo alla prossima!